Music for Love, il concerto benefico ideato e prodotto da Franco Nannucci con Raffaella Vignatelli, è approdato al Teatro Diego Fabbri di Forlì. Sul palco si sono esibiti artisti di fama internazionale, da Fabrizio Bosso e il suo quartetto, a Mario Rosini, Riccardo Nori, il Duno Jazz Choir e Simona Bencini, insieme per sostenere i progetti curati dalla Fondazione Fabrizio Meoni Ollus. E questa tappa è sostenuta proprio dalla vostra azienda, perché tale scelta? Perché intanto c'è un'amicizia profonda che mi lega a Franco da almeno 18 anni, per cui quando la sua passione sposa delle cause come questa non è impossibile non seguirlo, non essere travolti e soprattutto non essere coinvolti in un'azione come questa, per cui la musica che fa rumore come noi, la musica che unisce la passione di tutti quanti e che fa del bene, quindi direi che è il non plus ultra. L'intero ricavato del concerto di Forlì andrà alla Fondazione Fabrizio Meoni Ollus, come abbiamo fatto praticamente nel 90% delle situazioni. E la Fondazione Fabrizio Meoni Ollus si occupa molto di Africa, perché comunque Fabrizio Dakar, la Parigi-Dakar, è comunque il fondamento. Ciò non toglie che ci siamo occupati proprio ieri a Roma dell'associazione Peter Pan, che è un'associazione che accoglie le famiglie di bambini malati di tumore che vanno a fare le cure all'ospedale Bambin Gesù. Ci siamo occupati con qualche piccola difficoltà anche di sostenere il post terremoto l'anno scorso. La Fondazione Fabrizio Meoni e Music for Love si vogliono dedicare ai bambini. I bambini sono il nostro futuro, dovrebbero essere il nostro investimento e quindi investiamo su di loro senza nessuna differenza per quanto ci riguarda di etnia, di razza e